Caterinette, Caterinette, belle pupette, fior di tutti gli atelier. Diede il profumo, quel po' di fumo, che fa più lieto il cuore. All'Auditorium San Luigi di Trani, grande pubblico per la presentazione del volume La Festa delle Caterinette, un lavoro storico fotografico di Francesco Pagano, un omaggio alla moda tranese e ai suoi protagonisti dal 1956 al 1991. Si è fatta a memoria di una manifestazione che ha rappresentato per oltre 35 anni, con le sue 26 edizioni, un polo attrattivo sociale e culturale della città di Trani. Presenti alla serata l'autore Francesco Pagano, la direttrice della S&D&C, casa editrice del libro, Francesca Corraro, l'assessore al marketing territoriale Lucia De Mare, la presidente della FIDAPA sezione Trani Raffaella Facondi e la professoressa Chiara Ragno, docente dell'Istituto Sergio Cosmai Biceglie Trani. Stasera presentiamo un altro spaccato della Trani dei tempi passati. Direi finalmente, perché è un lavoro iniziato nel 2016, dobbiamo dire grazie anche a chi si è offerto anche a stampare il volume, perché diventa sempre più raro poter stampare libri, soprattutto in supporto cartaceo. Sono un difensore al 100% del supporto cartaceo, perché la carta, attraverso anche le immagini e gli scritti, trasmette un qualcosa di tangibile, innanzitutto perché lo lasciamo, ogni lavoro lo lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma trasmette secondo me dei sentimenti che la stessa opera, leggendola o vedendola ad un computer, a un video, le sensazioni non sono le stesse. Francesco, che valori recuperiamo attraverso questo tuo scritto? Soprattutto bisogna avere la consapevolezza che eventi come le Caterinette, che quasi sistematicamente ogni anno vedevano la partecipazione di tanta gente di qualunque centro, era un riferimento per la città e quindi significava valorizzare soprattutto il nostro territorio, con le nostre iniziative, con i nostri lavori, dei nostri artigiani. Qual è appunto la motivazione perché un editore sceglie di stampare un volume storico, fotografico come La Festa delle Caterinette? Allora, nel mio caso in particolare, il mio primo libro del 2012 era intitolato Le chiese di Trani in età medievale. Io a Franco Pagano sono molto legata da questo punto di vista, perché con all'epoca la sua associazione, dove c'era appunto Franco Pagano, Saverio Cortellino, il signor Giusto, ricordo con affetto tutti questi ricercatori storici della città, e io ero giovanissima, avevo 22 anni, pubblicato il mio primo libro su Trani, e da allora diciamo che il mio impegno sull'accrescimento del patrimonio bibliografico della città non si è mai fermato. Oggi ho la possibilità come editore di pubblicare queste opere, e è un valore aggiunto al patrimonio bibliografico della nostra città.